piazza Lavoro in Molise è stato al centro del confronto di ieri avutosi a Roma tra il ministro del Lavoro Giuliano Poletti e l'assessore regionale competente Michele Pedraroia, che ha esposto le difficoltà vissute nella nostra regione. Difficoltà evidenziate anche dal rapporto Svimez, con le maggiori realtà produttive in grossa crisi e l'occupazione giovanile che raggiunge sempre più percentuali altissime. Richiesta l'attivazione dell'area di crisi, che era stata concordata il 9 luglio scorso con il ministro Guidi, ove c'è stata ampia disponibilità del ministro Poletti, che ne discuterà in seguito con il governo. La necessità di riconoscere l'area di crisi per via della chiusura della gamma che della ITR sui Ternia, che ha comportato la perdita di 3.000 posti di lavoro tra addetti diretti e dell'indotto in un territorio che conta meno di 100.000 abitanti. Ho fatto anche riferimento ai dati del rapporto della Svimez, che ha confermato come in proporzione la regione Molise è quella che ha perso il maggior numero di occupati. Su questo ho sollecitato provvedimenti straordinari che ovviamente sono di competenza dell'intero governo, ma questo ne eravamo al corrente e abbiamo non per niente interessato anche il Parlamento con la 10ª Commissione presieduta da Guglielmo Epifani, che ha attivato autonomamente un confronto col governo e ha predisposto una relazione di appoggio da trasmettere al Ministro delle Attività Produttive, Federica Guidi, proprio per ottenere il riconoscimento dell'area di crisi. Quello che è emerso dalla riunione con il Ministro, che abbiamo evidentemente ottenuto rassicurazioni e impegni non solo sugli ammortizzatori sociali in deroga, ma anche sul fatto che da gennaio potrà partire un nuovo provvedimento di contrasto alla povertà per le persone che vivono in condizione di disagio estremo. L'auspicio è che in tempi brevissimi vadano riconosciute queste misure ai tanti lavoratori e si chiuda definitivamente questa vicenda che crea allarmismo in tantissime famiglie. 9 le persone del